possibile parlare di innovazione nella chirurgia cardiovascolare? Si deve parlare di innovazione. L'innovazione è il nostro pane quotidiano. Guai al chirurgo che si culla di allori o che comunque si rimane fermo a tecniche e metodiche che appartengono ormai al passato. In effetti in cardiochirurgia non è che ci siano stati grandissimi progressi tecnologici innovativi, ma uno di questi sicuramente che negli ultimi anni sta un po' cambiando, ecco, la storia della nostra chirurgia è sicuramente la mini-invasività, cioè l'accesso mini-invasivo per poter fare degli interventi classici di cardiochirurgia. Mini-invasivo significa innanzitutto uguale sicurezza per il paziente, significa miglior risultato per il paziente, possibilità di trattare tutte le patologie e quindi anche le patologie più complesse, parliamo soprattutto comunque di chirurgia delle valvole, e quindi a tutto questo, come dire, dare un valore aggiunto che è anche un minore invasività, il che si traduce in un più pronto recupero, un più facile ritorno alla vita di tutti i giorni, minori complicanze, e quindi questo è sicuramente un grandissimo vantaggio appunto per i pazienti. Anche l'approccio multidisciplinare può rappresentare un vantaggio per la cura del paziente? Sì, la mini-invasiva non può prescindere quindi la tecnologia mini-invasiva non può prescindere dalla contemporanea presenza di un team, di un art team. È un team dove l'anestesista, il cardiochirurgo, il cardiologo, l'ecografista, il perfusionista, lo strumentista e collaborano tutti in un'unica direzione, perché ripeto, è qualcosa di nuovo ed innovativo e tutto ciò è possibile solo e grazie alla partecipazione di tutti, perché sennò ognuno rischia di fare cose egregie, buone, ma magari le due strade, i due tronconi dell'autostrada non si incontrano tra di loro. Le patologie